Striscioni e bambolotti con le raccomandate, la manifestazione delle famiglie arcobaleno davanti al Tribunale di Padova. Non si possono negare i diritti, i nostri figli, dicono. Parlamentari del PD, Alessandro Zana, che le scarpe, hanno partecipato alla manifestazione, promettono alle mamme: porteremo la vostra battaglia in Parlamento. Incontro con il Vescovo Claudio Cipolla e i sindaci del Padovano per parlare del sistema di accoglienza e integrazione. Presente anche Mario Conte, presidente dell'ANCI Veneto. Tragedia della Marmolada, lo sfogo di Luca Miotti, che un anno fa ha perso il fratello Davide e la cognata Erika. Le responsabilità, dice, emergeranno dopo molti anni. Rischia il processo l'ex tesoriere del Canile di Rubano, accusato di aver sottratto dalle casse dell'ente quasi 800.000 euro. Strada del Santo, dopo le richieste di residenti, entrano in funzione due nuovi autovelox, sono stati posizionati nel tratto comunale di Cadonega, dove c'è il limite di 50 all'ora. Settore Florido, aziende con bilanci sani, questa è la fotografia che fa a fine mandato il presidente di ANCE Padova Gerotto. Preoccupano però l'aumento dei tassi di interesse. Buongiorno, benvenuti al TG di Telenordest. Apriamo questa edizione con la manifestazione di protesta delle famiglie arcobaleno che si è tenuta a Padova. Buongiorno da Padova, dal Tribunale, 33 bambini bambolotti con 33 raccomandate, questo è il simbolo delle 33 famiglie che in questi giorni hanno ricevuto le raccomandate della Procura, che di fatto cancellano gli atti di nascita, impugnano gli atti di nascita di questi bambini. La manifestazione questa mattina si sta concludendo, è stata molto partecipata, c'erano le famiglie che hanno raccontato le loro storie di famiglie, di bambini che potrebbero essere separati e avere un cognome diverso dal proprio fratello, ma vi facciamo ascoltare la voce di queste famiglie con le loro testimonianze che abbiamo raccolto qui davanti al Tribunale di Padova. Io ne ho due in arrivo, che dalla mia compagna, e non potrò registrarli e quindi non saranno fratelli. Ditemi se è normale questa cosa. Diteglielo voi, non voi, che glielo dicano loro a mio figlio di 7 anni, che si vanta, che sta per avere due sorelle, che non sono le sue sorelle. Che glielo dicano. I bambini sanno come si chiamano dal primo giorno, da subito, e appena entrano nel mondo della scuola, nell'armadietto del nido c'è scritto il loro nome e cognome, ok? Anche il bambino che non sa leggere sa che quello è il suo nome e cognome scritto nell'armadietto. Da domani potrebbe essere tolto un cognome nell'armadietto. Le maestre non lo faranno, perché le maestre sono più avanti di queste persone, però non è giusto, perché loro non sono diversi dagli altri. Laura, tu insieme alla tua compagna, tua moglie, siete state le prime a ricevere questa raccomandata che di fatto divide due fratelli. Sì, ma la cosa che mi ha più sconcertato è che è una raccomandata che dove si dice che non siamo neppure mogli, ma contesta anche questa dicitura, dove presume che la figlia non avrà nessun tipo di ripercussione, non capisco sulla base di che cosa, e dove il fratello non viene neppure citato. E questo lascia anche presumere che ci saranno addirittura due udienze diverse per una stessa famiglia, e questo mi lascia abbastanza sconcertata rispetto a un contesto, a uno Stato che reputavo insomma in prima linea per quelli che sono i diritti civili. La differenza vera è la perdita di tutele che potrà esserci, nel senso che potrà essere anche lunga, perché dal momento in cui perdiamo la registrazione, al momento in cui eventualmente riusciremo ad ottenere l'adozione speciale, passeranno anche anni. Avete sentito la voce di queste mamme, la loro commozione, ma anche la loro preoccupazione per questi figli, bambini che hanno 6-7 anni, ma anche più piccolini, e poi l'incertezza per chi invece, per tutti quei bambini che stanno per nascere. La solidarietà alle famiglie arcobaleno è arrivata anche dalla politica, qui l'onorevole del PD Alessandro Zan e l'onorevole del PD Rachele Scarpa. Sentiamo le loro dichiarazioni. Continuerà una resistenza e una mobilitazione fuori e dentro le istituzioni fino a che non sarà data giustizia a queste bambine, a questi bambini e a queste famiglie.
I sindaci come Giordani chiedono che venga colmato questo vuoto normativo in modo tale da permettere di continuare le registrazioni. Sì, l'ho detto, noi come Partito Democratico abbiamo presentato più proposte, anche un emendamento recentemente che è stato bocciato dalla destra. Purtroppo la destra usa questi temi come clave ideologica. I diritti umani non dovrebbero essere di parte, né di destra né di sinistra. Purtroppo alcuni lo fanno diventare un fatto di campagna elettorale sulla pelle dei bambini e delle bambine, sulla pelle di queste famiglie, e questo lo trovo veramente inaccettabile, al limite del criminale. Senta, come commenta le dichiarazioni del ministro Roccella, che ha detto poi penseremo anche a una sanatoria per i figli, però parliamo nati con gesta GPA? Beh, intanto i figli non sono un abuso edilizio, dunque eviterei di usare la parola sanatoria. Stiamo parlando di vite, stiamo parlando di famiglie. Poi la stepchild, io ricordo che loro durante le unioni civili l'hanno profondamente contestata e adesso improvvisamente diventa la panacea di tutti i mali. Però la stepchild adoption, ovvero l'adozione in casi particolari, richiede anni e anni, sentenze, molti soldi, lungaggini burocratiche, assistenti sociali, psichiatri. Insomma, non si può aspettare che un bambino venga riconosciuto il genitore intenzionale dopo 7 anni di sentenza. Questo è inaccettabile, per cui insomma la Roccella mente sapendo di mentire. Sicuramente oggi siamo al loro fianco, ma anche lo saremo nei prossimi mesi in Parlamento, perché come Partito Democratico porteremo avanti anche a livello parlamentare delle iniziative per sanare il grave vuoto legislativo che in questo momento dà un appiglio concreto a questa destra per cercare di distruggere queste famiglie alle fondamenta. Ma oltre a questa manifestazione davanti al Tribunale, la più simbolica perché ha coinvolto direttamente le famiglie arcobaleno, in città continua la mobilitazione. Il Partito Democratico ha lanciato un'altra manifestazione per domani mattina alle 11 davanti a Palazzo Moroni, quindi la mobilitazione continua. Dal Tribunale di Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Noi ringraziamo Valentina Visentini per questo collegamento. Ovviamente se ci saranno novità su questa vicenda ve le daremo nel corso della nostra informazione. Continuiamo a parlarne però, perché pare a questo punto che ci sia effettivamente un vuoto normativo. Sentiamo dov'è questo vulnus. Quanto sta accadendo a Padova, dove la procura ha impugnato gli atti di nascita di 33 bambini, figli di coppie formate da due mamme, è frutto di un vuoto normativo che nel nostro paese riguarda i figli di due donne nati attraverso la procreazione medicalmente assistita eterologa. La legge italiana in questo momento non sta disciplinando le famiglie arcobaleno per il profilo filiazione, ok? Mentre autorizza l'adozione, quindi una coppia legata da unione civile e quindi una coppia omosessuale può adottare, e questo è previsto dalla legge italiana oggi, una coppia omosessuale che voglia appunto accedere agli strumenti della fecondazione assistita, ad oggi in Italia non potrebbe procedere. C'è anche il paradosso di dire che se questi figli fossero nati all'estero, secondo normative estere, da coppie omosessuali, e avessero chiesto il riconoscimento di un certificato di nascita che sia stato emesso all'estero, il problema non si sarebbe posto. L'avvocato Martina Bottone, esperta in diritti della famiglia e della persona, spiega come si è arrivati a questo punto. Quale legge è stata applicata per il riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali? È stata applicata la legge sulla fecondazione assistita eterologa, che però dice chiaramente che per avere un figlio con fecondazione assistita, ed è evidente che in una coppia omogenitoriale ci deve essere un'assistenza perché manca o l'elemento femminile o l'elemento maschile, e questa coppia deve essere di sesso diverso, d'accordo? La legge lo dice chiaramente, quindi possono accedere a strumenti di aiuto alla filiazione coppie che siano di sesso diverso. A suo tempo fu applicata questa normativa in maniera analogica e certe corti, quindi certi tribunali e alcuni uffici di anagrafe, sposarono la tesi che questa normativa poteva in qualche modo essere applicata in maniera estensiva anche alle coppie omogenitoriali. Le famiglie dei 33 bambini potranno fare ricorso, ma intanto ecco cosa perdono questi figli con la decisione della Procura di Padova. Si perde il cognome, si perde un genitore, si perdono i diritti ereditari, questo bambino perde il diritto di essere mantenuto da due persone, perde una identità sociale, perde
un contesto, volendo, dopo certo che dal punto di vista personale la coppia potrà salvarlo, nel senso che non è detto che per forza si debba stravolgere la sua vita, però dal punto di vista legale avere due genitori è certamente meglio che averne uno solo. Intanto domani mattina le famiglie Arcobaleno manifesteranno a Padova davanti al tribunale. Cambiamo argomento perché c'è stato un grave incidente lungo la tangenziale di Padova all'altezza dello svincolo 21 per Limena. Un camion è uscito di strada distruggendo le insegne, sfondando il guardrail. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti oltre all'autoarticolato. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Sul posto i carabinieri di Limena, la polizia stradale, l'autista del camion ha avuto un malore alla guida ed è uscito di strada finendo la sua corsa contro il guardrail. Sul soccorso dei medici del 118 è stato portato in ospedale in condizioni gravissime. Cambiamo ancora argomento, il vescovo incontra i sindaci per parlare di accoglienza. Vediamo. Io vengo qui a portare anche tutte le criticità che oggi i sindaci stanno vivendo sul tema dell'accoglienza, perché molte volte non è una questione di volontà ma è una questione di impossibilità per mancanza di strumenti. Però credo anche che se agiamo da comunità, se dialoghiamo con le realtà parrocchiali, con la Caritas, con la Croce Rossa, con tutte quelle realtà territoriali che hanno molto da dare su questo tema, riusciremo anche in questo caso a creare un modello veneto di accoglienza degno di quella parola che molte volte è venuta meno, che si chiama dignità. C'è anche il sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, all'incontro organizzato dalla provincia e dalla diocesi di Padova all'Istituto Barbarigo ieri per parlare di SAI, il sistema di accoglienza e integrazione, insieme ai sindaci della provincia, 86 i sindaci o i rappresentanti dei comuni presenti, insieme alle associazioni di categoria, all'università e all'ULS 6. Noi abbiamo bisogno di persone che vengano per lavorare, abbiamo bisogno a causa del calo demografico, quindi in una lettura un po' più ampia ci accorgiamo che certe resistenze sono frutto di nostre paure e forse una conoscenza più approfondita delle normative che già ci sono, tra l'altro, ci può aiutare a entrare in una collaborazione molto fruttuosa. Il SAI si rivolge a chi ha ottenuto il permesso di soggiorno o lo status di rifugiato e in alcuni comuni è presente già da anni, come a Piazzola sul Brenta. Avere un centro di accoglienza non vuol dire avere più immigrati nel proprio comune, significa gestire quelli che c'è nel tuo territorio provinciale. Tanti passaggi, qualcuno è tornato e siamo contenti perché quando tornano è perché si attaccano al territorio e vi assicuro che sono cittadini a tutti gli effetti poi, Un sistema di accoglienza che ha dato i suoi frutti e che potrebbe espandersi nel territorio. Conserviamo una parte di umanità nei confronti dei terzi, se no veramente andiamo in difficoltà. Per cui mi auguro, spero, che l'appello che fa il Vescovo sia accettato e seguito dai miei colleghi sindaci. Cambiamo ancora argomento, sentiamo la voce di una persona che ha perso i suoi cari nella tragedia della Marmolada. Ritenere che non ci sia una responsabilità di nessuno è per me inaccettabile, perché milioni di metri cubi di ghiaccio, di roccia e di fango non possono crollare da un giorno all'altro. È il duro sfogo di Luca Miotti, che nella tragedia della Marmolada un anno fa ha perso il fratello Davide e la cognata Erika. È inaccettabile, continua Miotti, che il giudice abbia disposto l'archiviazione, inquadrando l'evento come imprevedibile. Era il 3 luglio del 2022, alle 13.45, il disastro. Un'enorme massa di ghiaccio, fango e sassi si stacca dal ghiacciaio della Regina delle Dolomiti e provoca 11 vittime. Non ci credo che la scienza non avesse gli strumenti per accorgersi che se si riduce lo spessore di chilometri nell'arco degli ultimi 30 anni e che le temperature elevate avessero provocato questo famigerato aumento dell'acqua di fusione che avrebbe scavato e quindi avrebbe preparato il crollo. Ecco, dal mio punto di vista qualche tecnico o qualche ufficio competente avrebbe dovuto quantomeno ipotizzare un rischio. Un evento prevedibile, dunque, secondo il fratello di Davide Miotti, che non intende mollare e che continuerà a battersi perché si faccia luce sull'accaduto. Ma io sono convinto che con il tempo le cose possono essere rielaborate e rilette. Perché in troppo poco tempo si è voluto archiviare, si è voluto chiudere questo capitolo
tragico che ha riguardato ovviamente la mia famiglia e quella di Erika. Un dolore enorme, quello delle famiglie delle vittime. Luca Miotti parla di mancata prevenzione di una tragedia che si poteva e si doveva evitare. Il tempo ci darà ragione, conclude ricordando l'evento in memoria di Erika e Davide, organizzato per il 1° di luglio. Una camminata a Cittadella con partenza alle 20 da Piazza Piero Bon, per non dimenticare i coniugi morti nella tragedia della Marmolada. Restiamo nella pagina della cronaca perché c'è stata una tragedia della solitudine nel cuore di Padova. In un appartamento del ghetto è stato rinvenuto senza vita il corpo di Enrico Grassetto, 66 anni, residente in via dei Fabbri, morto per cause naturali da almeno 10 giorni. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno avvertito un forte odore nel pianerottolo. Quando sono arrivati i carabinieri con i vigili del fuoco è stato fatto l'accesso all'abitazione, non c'era più niente da fare. E restiamo ancora nella pagina della cronaca perché prosegue l'indagine sul canile di Rubano. Chiuse le indagini sul buco economico e danni del canile di Rubano, in 3 anni sono stati sottratti 796.000 euro. Per questo rischia di finire a processo l'ex tesoriere dell'ente che si occupa dei cani abbandonati, Massimiliano Rinaldi, figlio dell'ex presidentessa Giovanna Salmistraro, per la quale invece è stata richiesta l'archiviazione. Nel 2022 era stata proprio lei ad accorgersi degli ammanchi e prima di inviare le sue dimissioni aveva indicato al consiglio il figlio come possibile autore di queste perdite di denaro. Termine delle indagini, Rinaldi è stato accusato di appropriazione indebita di 796.501 euro, soldi che avrebbe sottratto a partire dal 2019 per motivi pare legati al gioco d'azzardo. Nuovi velox in arrivo a Cadone, che vediamo dove. L'ok della prefettura al comune è arrivato dopo che più di 80 famiglie di Cadoneghe avevano sottoscritto una petizione chiedendo rispetto dei limiti di velocità in questo tratto di strada del Santo diventato di competenza del comune. A ridosso del centro abitato e con la presenza di numerose intersezioni, anche le rilevazioni di giorni scorsi hanno permesso di accertare come il rispetto dei limiti di velocità, 50 km orari essendo centro abitato, fosse ignorato da molti automobilisti che qui toccavano anche i 100. Per questo da venerdì 23 giugno diventano operativi 2 rilevatori della velocità autorizzati dalla prefettura sentito il parere della polizia stradale. I 2 autovelox sono stati posizionati all'altezza del chilometro 6 più 150 vicino all'incrocio con via Donizetti e al chilometro 7 più 057 nei pressi di un noto locale. Il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro ricorda: la sicurezza dei cittadini è sempre al primo posto. I rilevatori di velocità devono servire come deterrenti per far rispettare il limite consentito, con l'auspicio che le sanzioni arrivino a zero. Torniamo a Padova perché è arrivato il via libera del Consiglio Comunale all'accordo di programma per la terza linea del tram che collegherà Rubano a Vigonza. A fine aprile i 3 comuni coinvolti dal SIR 2 hanno espresso consenso unanime all'approvazione della proposta d'accordo di programma, ma solo con l'ok di tutti e 3 i consigli comunali si potrà dare via libera alla parziale variante ai piani degli interventi. Il Consiglio Comunale ha approvato l'accordo di programma, mentre Rubano e Vigonza lo faranno rispettivamente il 27 e il 29 luglio. Poi verrà pubblicato l'atto, trascorsi 15 giorni la variante urbanistica sarà effettiva. Chiudiamo con il punto della situazione sul settore dell'edilizia. Il settore è florido, i bilanci sani, ma nuvole nere si addensano sull'edilizia. Traccia le somme di fine mandato Alessandro Gerotto, presidente di Ance Padova, che vede negli alti tassi di interesse che impediscono alle famiglie di accendere un mutuo e fanno aumentare i debiti delle aziende nei 30 miliardi di euro ancora da incassare dal superbonus, 2 tra i maggiori problemi. Lo sguardo al futuro. Ance resta fiduciosa. C'è tanto lavoro da fare, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. È chiaro che dobbiamo aiutare le stazioni appaltanti ad appaltare le opere nel più breve tempo possibile. Bisogna aiutare soprattutto chi fa i controlli in cantiere ad essere preparato, perché deve essere rispettato il contratto edile industria. Per questo con i sindacati abbiamo una task force e monitoreremo
questo tipo di problematiche, perché non c'è cosa migliore che il controllo giornaliero per tutelare quelli che sono i lavoratori e soprattutto il pagamento degli stipendi in maniera corretta. Dal 1 luglio entrerà in vigore il nuovo codice degli appalti, dalle aziende un invito al rigoroso rispetto delle regole che permetta però alle imprese di lavorare, imprese che continuano a soffrire per la mancanza di manodopera. Gli immigrati sono una risorsa importante, meglio se andiamo a prendere ed aiutarli direttamente nel loro paese per arrivare qui già preparati, magari conoscendo la nostra lingua, e noi dobbiamo conoscere le loro religioni e il loro modo di pensare, in maniera da preparargli delle case e soprattutto delle scuole che possano accoglierli. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo un buon pomeriggio.